Fate concorrenza al Movimento 5 Stelle in questo modo nel populismo? Ma assolutamente no, perché al contrario del Movimento 5 Stelle che sale sui tetti per urlare ma poi alla fine in Parlamento non ha fatto nulla, noi facciamo proposte di legge con dei contenuti, con delle coperture. A proposito di questo, un'altra cosa, noi prevediamo per i giovani senza lavoro la possibilità di garantirgli una pensione, per i giovani precari una pensione al 60%, perché quando usciranno dal mondo del lavoro i giovani di oggi avranno una pensione che non sarà superiore al 30%, e lì li andiamo a prendere per esempio dalla vendita dei beni confiscati alla mafia, che è un patrimonio enorme che deve essere utilizzato. Ancora, tutela delle donne lavoratrici. In Parlamento finalmente un passaggio significativo, speriamo che venga approvato anche al Senato, noi l'abbiamo inserito nel nostro disegno di legge, no alle dimissioni in bianco delle donne lavoratrici, che è una pratica vergognosa del nostro Paese, ma noi prevediamo anche nel nostro disegno di legge una indennità di maternità per tutte le donne lavoratrici, indipendentemente dalla situazione lavorativa. E qui dove le prendete le coperture? È quello che le ho detto, pensioni d'oro, stipendi d'oro, indennità di parlamentari, indennità di deputati regionali, c'è di tutto se li vogliamo toccare. E poi qua per ci favore vorrebbe un governo a guida IDV con la finanza pronta. Ma guardi, ieri, ma non è solo questo, ieri abbiamo fatto un incontro con Guerini, portavoce del PD ufficialmente, e abbiamo detto che dovremo mettere in piedi un costante confronto su alcuni temi. Noi ci vogliamo confrontare sui temi, primo fra tutto abbiamo parlato del lavoro, perché possiamo dare delle buone idee, poi c'è la volontà. È chiaro che se tu dici vendiamo le auto blu, che però in Italia sono 60.000 e ne vendi 150, è chiaro che non stai dismettendo le auto blu. Se ne vendi 20.000 evidentemente recuperi denaro, quindi questo è il tema. E un'altra cosa che volevo dire, utile che Renzi dia a chi ha uno stipendio basso 80 euro in più in busta paga. Il problema è però dimentichiamo chi lo stipendio non ce l'ha. E quindi noi crediamo che per equità sia necessario trovare le risorse non solo per mettere 80 euro in busta paga ai lavoratori con lo stipendio minimo, ma ai disoccupati e ai precari, che non hanno nemmeno quello stipendio minimo. Lo prendiamo sempre dagli stipendi dei super manager? No, non solo, dai tagli che si stanno facendo e che si devono fare realmente. Basta accorpare alcuni ministeri, si devono fare. Cioè la scelta è tra dire le cose e farle. E credo che vadano fatte. Un'ultima cosa, se mi è consentita. Proprio al volo, sì, perché dobbiamo dare l'Italia dei valori si rappresenta alle elezioni europee. Noi prevediamo un contratto collettivo di lavoro europeo. Significa lo stipendio del lavoratore italiano uguale a quello tedesco. In Italia lo stipendio medio 1.500 euro, in Germania 2.300 euro. Grazie, se siamo europei, Massina, se siamo europei dobbiamo avere gli stessi diritti. Grazie per essere stato con noi.